X incognito. Come simbolo dell'incognito. Ah, grandioso. Vuoi passare la I che c'era già? Eh? Cioè, ho già usata la I. Ah, ok. E quindi X diventa incognito. Sarò xilofono come volete. So, io vedo l'incognito X proprio come una, come non so, la cosa più, più stimolante è questa assenza di informazioni su tutto. Più stimolante, non più piacevole. Molto spesso l'assenza totale di informazioni su qualcosa provoca uno spaesamento anche disastroso, se vogliamo. Però è una condizione dalla quale quando esci poi ti senti meravigliato, questa, l'assenza di informazione, la, la X incognita, il non sapere proprio. Succede anche molto, è molto sintetizzata, molto ben sintetizzata nei videogiochi, quando non sai come fare a battere il boss di fine livello, non hai proprio una cazzo di idea di come si fa e continui a morire, e poi ti sbatti contro questo muro di X, di non sai. E poi a un certo punto, dopo 3 giorni che provi a battere questo boss, c'è uno spiraglino, un'apertura, e risolvi la X pian piano. Questo è riportato anche fuori dal gioco, in qualsiasi cosa. Cioè, dialogo con una persona refrattarissima e non sai proprio come trovare apertura di dialogo, spiraglio. E alla fine trovi lo spiraglio. Soddisfazione. La perversione poi porta ad avere dialoghi con persone che non ti daranno, non ti danno, non ti daranno mai spiraglio, e quello poi, vabbè, può diventare anche pericoloso, oltre che come si dice, oltre che frustrante. Sì, frustrante, ma in qualche modo soddisfacente per l'antisoddisfazione. Quindi la X, come dire, anche sapere che cosa c'è quando muori. Ecco, quella è una cosa che mi gasa, cioè mi farò un sacco di mi troverò un sacco di situazioni in vita, mangerò un sacco di cose interessanti, ne succederanno di buone, di cattive, di crude, e poi alla fine vedrò anche una cosa che è una X totale, avrò modo di vedere o non vedere, cioè c'è anche questa specie di disvelazione del mistero alla fine, che magari sarà proprio annullamento totale, non saprò niente, però comunque ci sarà un punto di svolta estremo, e dico figata, cioè mi sento proprio gratificato dal fatto che alla fine comunque ci sarà una fine importante, e sostanzialmente per una soddisfazione dell'ego ne saprò di più sulla morte di un sacco di altre persone vive, per dire. Questa per me è la X, l'incognito, è c'è un rapporto di amicizia con l'incognito. È un'amicizia un po' come quell'amico che vai spesso a giocare da lui però non sai se ti sopporta tanto, no? Però alla fine il fatto che ti inviti a giocare da lui vuol dire che comunque qualcosa c'è. L'immagine invece che viene in mente a me con la X è proprio matematico, scolastica, X uguale e poi qualcosa. La X la vedo molto come la sintesi di quello che ancora non conosci, ma non del non conoscibile. È chiaro che dopo la X puoi vedere X uguale a un valore, X uguale a K, oppure X uguale a, sicuramente tutti abbiamo delle immagini scolastiche di X uguale a delle cose all'inizio complicatissime, ma poi visualizzate nei singoli elementi e poi comprese nell'insieme, ti fanno capire che ok, quel simbolo di X significava un sacco di altre cose, però significava un sacco di altre cose, non infinite cose. E ci sono cose che puoi decidere di affrontare, e quindi sono incognite che ti toccano da vicino e quindi ti riguardano, e quindi puoi anche volere intraprenderle e quindi vedere cosa c'è oltre l'X, cioè cominciare a vedere gli elementi costitutivi. Quando riesci a collezionarli tutti, poi puoi provare a sistematizzarli.
Però ci sono cose che non puoi raggiungere o svelare subito. Adesso stavo, cioè, mi avevo interrotto il pensiero della morte, cioè l'esperienza della morte è il punto dove ti si spiega un X che difficilmente ti si può aprire in altri momenti, a meno che tu non decida di ucciderti. Allora puoi decidere anche in questo istante di provare tale esperienza, però a volte curiosità e fretta vanno di pari passo, però non sempre portano a risultati ottimali, perché anch'io ho una grande curiosità verso quel momento, potrebbero succedere cose veramente grandiose come nulla, ma tanto nessuno te lo può dire, tantissimi te lo dicono, ti raccontano le storie, però te lo dicono sempre vivi e